spinta della tedesca, partite le americane, tempo di spinta e 5.33, secondo tempo di spinta, ma ricordiamo hanno delle doti incredibili nel guidare il bob. Ricordiamo record della pista nella prima manche 48 e 81, e qua siamo ancora molto veloci con Jill Bakken, 23 centesimi su la tedesca Sandra Prokop, una leggera onda, ma è davanti, nettamente davanti la statunitense nei confronti della tedesca. 23 centesimi, buona qua l'uscita, molto brava, centrale sulla compressione, 11 e qua buona anche sulla 12, nell'ingresso della 12, è sempre velocissima, 22 centesimi per la statunitense, ultime due curve prima del traguardo, 27 centesimi per Jill Bakken che va a conquistare il titolo olimpico con 30 centesimi. Bravissima, bravissima, bellissima una gara così dove un outsider riesce a vincere la medaglia d'oro olimpica. Queste sono le, tutto quanto quest'ora è riuscita, più che altro quello che mi sorprende nella seconda.